Ma che cazzo? Not in the traditional sense, as in the party members and all of that. Ragazzi, le ultime due posizioni potrebbero cambiare la nostra percezione del JRPG. Ha messo il miglior JRPG degli ultimi 20 anni, l'ha messo all'undicesima posizione. Ma che? Ha messo quasi soltanto roba uscita sulle console Nintendo. Se tipo mi mette Persona 3 sopra, è un problema. Che cazzo fai? Hai distrutto un lavoro intero. Frank is near. Number 10 is Pokemon Heart Gold and Soul Silver. And Pokemon Heart Gold Soul Silver by far has the best name for any JRPG. Sopra Persona 5 Royale, ragazzi. Pokemon Gold sopra Persona 5 Royale. Cristo di Dio, ma guardate. Guardate sta roba. Sopra Xenogears. Sopra Persona 5 Royale. Sopra Final Fantasy 9. Ma. Che cazzo! L'avete chiamato! L'avete chiamato, raga, minchia, non ho posto Final Fantasy 7. Insieme a Xenogears, il miglior JRPG della storia. Non ho posto. Chissà quanti altri Pokémon metterà sopra adesso. Barret, Aerith, Cloud, Sephiroth, Barret, this was just awesome to see at that time in 1997, awesome. And I love the ATB system that they just came out. Primo posto Pokémon Spada e Scudo. Coming in at number 8 is Lost Odyssey, and this is a game that I'll never again let another outlet let me know like what to play when it comes to JRPGs. I'll look for reference, but I'll never say, okay, this is the reason why I buy or not buy. And I let that happen with this game, with Lost Odyssey, with IGN back in the day. And when I played it a couple years later after it came out in 2008, io questo lo metterei in una top 25. Okay, in terms of how the game wrapped up in everything. Ma al ventesimo posto. Combat system. I think the music is fantastic. Non all'ottavo. The story is somewhat predictable at times. Non all'ottavo. The short stories that go in there, along with some of the twists and turns. Questo gioco ha una delle peggiori storie di sempre. A very intriguing and great story that'll make you. Ma che dici? Ma che great story? Ma che? Sì, sì. Graficamente è invecchiato molto bene. Coming in at number 7 is Xenoblade Chronicles Definitive Edition, and the overarching story. È un gioco che potrebbe stare nella top 10. Nella mia non ci starebbe, ma questo può stare nella top 10. Questo, ragazzi, io ho già capito che questo qua metterà Xenoblade 3 tipo al primo o al secondo posto. Nani? Coming in at number 6 is Fire Emblem Three Houses, and the three. No, vabbè, Maria, io esco. When it comes to the different houses, no, with assolutamente the no. Gear, blue lions, assolutamente, cioè, ha messo tipo 25, 24esimo, ha messo Path of Radiance, e mette sesto Three Houses. Ecco, Three Houses è l'esempio che facevo prima. Gioco elevato all'ennesima potenza dall'utenza Nintendo, che non ha mai giocato un tattico in vita propria a parte questo, e che quindi l'ha trovato come il gioco più incredibile della storia. Ma è annacquato da così tante cose inutili: i social links, la scuola, i minigiochi, perdere tempo, che sto gioco purtroppo ha un ritmo devastante. Oltre al fatto che poi in realtà mancano dei plot twist importanti, cioè il protagonista diventa Super Saiyan così a caso. Cioè, raga, diventa Super Saiyan a caso. Dai, su, cazzo. Hanno anche rimosso il triangolo delle armi, che è la cosa più classica di Fire Emblem. È un bel gioco, eh? È un bel gioco, non è brutto. Non è brutto, ragazzi, non è brutto, ma non può stare in sesta posizione. Non può stare in sesta posizione. Non può stare in sesta posizione. No, ma poi c'è Triangle Strategy, ragazzi. Cioè, pensate che tipo ha messo Triangle Strategy, cos'è, 19esimo, una roba del genere. Final Fantasy 6. Questo è un gioco che ci potrebbe stare. Kefka, ci può stare. I think that he's such a cool, deranged, unhinged villain.
tactics or that play RPGs. Mi domando dove sia Breath of Fire 3 sul codenone 2. Chrono Trigger. So yeah, Final Fantasy 6 is absolutely incredible, deserves to be this high in at number 5, and honestly Romancing could have been Saga the Minstrel Song. But it's really tough once you get up to this Saga point. So Final Fantasy 6 makes it to number 5 on my list. Next up at number 4 is Astral Chain, and this is always such a weird thing with this game, Astral Chain. What type of title is ma it? Well, I'll say this, there's enough aspects in here for me to call it an RPG, zio. So Japanese RPG, whatever you want to kind of put it as. It's not in the traditional sense, as in the party members and all of that, but you still have you still have the different legions that are essentially classes that you can use. You still have your own. No, ma questo non ha ben chiaro cos'è un JRPG. Cioè, io posso far finta di capire Pokémon, che non ci dovrebbe stare, ma puoi metterci Astral Chain? Cioè, lui, perché lui ha fatto il collegamento, ha detto, siccome Nier Automata è considerato JRPG ed è fatto dai Platinum, allora i Platinum hanno fatto Astral Chain, se Nier Automata è considerato JRPG, allora anche Astral Chain deve essere... No, zio, no, Astral Chain non è un JRPG. No. Che cazzo fai? Hai distrutto un lavoro intero, un video di 48 minuti distrutto da questa cazzata. Cioè, in realtà l'aveva già distrutta quando ha messo Xenogears 20. Ma porca... Questi qua sono come quelli che vanno a mettere il pesto sulla fiorentina e il ketchup sulla carbonara. Sono gli americani. Porca tra, che bestia. Cioè, ha distrutto tutto, ragazzi. Ha distrutto tutto. Metterà Mario Wonder al primo posto ormai. È l'unica spiegazione. Un personal character as well. You still have all the different things that you would go through when it comes down to it. Definitely more of an action title with a lot of RPG elements. Devil May Cry, magari. Magari mette Devil May Cry. Awesome, and I wanted to talk about it. Devil May Cry 5. In here, but I do think some of the RPG elements in it, right? Like the leveling up, getting the different. Sta pure giustificando. Sta perdendo 80 anni a giustificare perché ha messo sta roba in una classifica JRPG. È un video di 11 giorni fa. È un video di 11 giorni fa, Corra. Magari fosse un pesce d'aprile. Basta! Basta! Ragazzi, questo è ai livelli di Leon. Raga, questo è ai livelli di Leon. Io lo dico. Raga, questo è ai livelli di Leon. Mi dispiace. Ok, ragazzi, ho deciso. Io questo lo invito in live per discutere del suo video. It's a complete experience for the most part right there with the base game. You don't necessarily... No, raga, ma sta andando avanti tipo a parlare di sto gioco da mezz'ora, cioè ma che cosa è successo? Ma perché? Need any... At number 3 is Fire Emblem Awakening, and I have to be honest here, guys. This is more of an emotional, still very good functional pick for me because of the gameplay in there, but the emotional attachment that I do have to Fire Emblem Awakening can never be broken because it... Raga, questo è il Leon americano. Combat and the gameplay and the story. So, Fire Emblem Awakening is a phenomenal experience from front to back. No, allora ragazzi, no, qua mi tolgo gli occhiali, mi devo strofinare un attimo gli occhi. Perché cioè, mi devo lavare via cosa ho appena visto. Allora ragazzi, Awakening è tipo considerato uno dei peggiori Fire Emblem, perché è stato il primo Fire Emblem a introdurre l'opzione di rimuovere il permadeath. E anche io l'avevo giocato senza permadeath, per carità. Ma Fire Emblem giocato senza permadeath non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. È solo una questione di sacrificare tutte le tue unità fino a quando non hai vinto. Non puoi perdere. Non puoi perdere. La storia era anche caruccia, La roba che lui ha detto, no? Che ricorda un pochino la storia di Future Trunks, ci sta. Ci sta. Ma di sicuro non può stare sopra. Non può stare sopra a Path of Radiance. Cioè, Path of Radiance. Ma soprattutto, poi se io penso che Triangle Strategy, che c'ha tipo la storia. Veramente. Ma poi dov'è Final Fantasy Tactics? No, raga. Oh, siamo in top 3. Nani? Dov'è?
Dove cazzo sta Final Fantasy Tactics? No, vabbè, raga, no, ma questo qui ha dei problemi seri. Questo ha dei problemi seri. Andiamo avanti. Raga, ne mancano due, eh? Ne mancano due, raga. Preparatevi perché adesso arrivano le bombe. Manca manca Suikoden, Chrono Trigger, Final Fantasy Tactics. Beh, sì, Kingdom Hearts in una top 25 ci può stare. Breath of Fire 3. Io direi che non ha giocato tante cose importanti. E Xenogears lo deve aver giocato di riflesso a Xenoblade. Non ha messo gli Xenosaga. Non ha messo Wild Arms. Non ha messo nessun Wild Arms. No, non ci siamo. Sì, comunque se ci fate caso ha messo quasi soltanto roba uscita sulle console Nintendo. Questo è... non ha messo Shadow Hearts. Sì, è Nintendaro per forza. Ci ha messo dentro Lost Odyssey per sbaglio. È inciampato, ci ha messo Lost Odyssey. Anche Astral Chain. Cioè, Astral Chain è esclusiva Switch. Ma poi Astral Chain, cioè, è uno stylish action. Ma porca puttana. Cioè, ragazzi, qua c'è da bestemmiare a livello 99. Ragazzi, ci può stupire, attenzione. Ragazzi, le ultime due posizioni potrebbero cambiare la nostra percezione del JRPG. E ho paura a rimettermi gli occhiali. Non me li metto, guarda, vaffanculo. Non me li metto. Number 2 is Xenoblade Chronicles 3 plus Future Redeemed. And to me these come as a... Raga, cosa vi avevo detto? Ve l'avevo detto o no? Ragazzi, scrivetelo in chat. Perché poi questo contenuto lo metterò su YouTube. Scrivetelo in chat. Ve l'avevo detto o no? Guardate, ne ero sicuro al 1000 per 1000. Xenogears, 20ª posizione. Xenoblade 3, 2ª posizione. I consider these together into one package, and when you do that, I think that really this game explodes to the top of the list because overall. Allora, non ci siamo. Cioè, tu non puoi dire che questi giochi li consideri una cosa sola, perché sono stati venduti a due prezzi separati. Uno è stato venduto a 70 euro e l'altro è stato venduto a 30 euro o 40, non mi ricordo. Cioè, in totale sono 100 euro, ma comunque, o 110, non mi ricordo. Ma comunque, solo questa cosa qua, in realtà, è un demerito. Aver creato un gioco con dei buchi narrativi appositamente per costringerti a comprare il DLC che va a sanare i suddetti buchi narrativi che sono stati messi apposta come lacuna della sceneggiatura per non farti capire un cazzo e per costringerti poi a pagare 40 euro. Cioè, questa è una pratica che da sola va a invalidare la genuinità del prodotto. Ed è un qualcosa che non andrebbe premiato e non andrebbe... Cioè, questo non è un merito. Questa è una porcheria che ha fatto Nintendo. E qualsiasi persona che gioca ai videogiochi su multipiattaforma se ne rende conto che questa è una policy marcia, che è sbagliatissima. È sbagliatissima. È una truffa. Questa è una truffa legalizzata. Quindi lui sta dicendo che Xenoblade 3 ha il miglior battle system in assoluto in tutti gli Xenoblade, ma sta omettendo di dire che gli assalti fondamentalmente sono un sistema dove tu fai tipo 3, 4, 5, alle volte anche 5 turni di seguito, proprio 3, 4, 5 rotazioni dei tuoi party member, dove attaccate un boss che sta fermo e non può fare assolutamente niente. Cioè, questi nemici restano fermi per 3-4 rotazioni di seguito a farsi picchiare, dove tu gli fai milioni di danni e tu dici che questo sistema è fatto bene. Non è un brutto gioco, in una top 25 ci può stare, però, cioè, nel senso, intorno alla posizione 20-25, cioè, dovrebbe swappare Xenoblade 3 con Xenogears. Io penso che lui abbia fatto una classifica principalmente per spingere il social. Se tu parli dei giochi
top Nintendo Switch, inserendoli in questa classifica, dicendo che sono i migliori, per poi accaparrarti nuovi iscritti Nintendo Switch, cioè fondamentalmente. Perché se no non c'è altra spiegazione. Cioè ci deve essere della malafede alla base di questa classifica. Se no c'è incompetenza. Preferisco pensare, ragazzi, che ci sia malafede e che abbia voluto fare una classifica mettendo apposta i giochi Nintendo Switch di questa generazione sopra. Se no, anche Astral Chain, cioè non ha senso. Non ha senso, dai. Non ha senso. Coming in at number one, it's the one and only Chrono Trigger from the Super Nintendo. And a yes, vabbè, the ci yes può... version is dai, Chrono Trigger ci sta. And the PC version is okay now at this Chrono point. Trigger Chrono Trigger sta. To me is still the quintessential top RPG of all time, and I'm gonna give you guys a number of reasons why. It still has that incredible Super Nintendo swag, which is all too important at this point. You can pick it up right now and play, and it still plays like a dream. Niente Suikoden, niente Wild Arms. Also, the gameplay, the characters, niente Breath of Fire. Questo non ha avuto la PlayStation 1, è l'unica spiegazione. Non ha avuto la PS1. Cioè Final Fantasy Tactics, ragazzi, Final Fantasy Tactics, ma togli un Pokémon di merda e mettici Final Fantasy Tactics, Cristo di Dio, non l'ha giocato, non ha menzionato mezza volta Mitsuda, Yasunori Mitsuda, non l'ha fatto con Xenogears e non l'ha fatto con Chrono Trigger. Questo non sa chi è Yasunori Mitsuda. Anche perché se tu ami Chrono Trigger alla follia, non puoi non amare Xenogears alla follia. Xenogears è figlio di Final Fantasy VI e di Chrono Trigger. Lui ha messo Final Fantasy VI e Chrono Trigger ai posti più alti. Xenogears ha messo 20°. L'ha giocato di riflesso perché si chiamava Xeno, quindi l'ha giocato di riflesso dopo aver giocato di Xenoblade, e secondo me non si è nemmeno reso conto che il compositore è lo stesso di Chrono Trigger e in parte anche Xenoblade. Non ha menzionato Yasunori Mitsuda né in Xenoblade né in Chrono Trigger né in Xenogears. Oltretutto nemmeno mezza menzione a Xenosaga. Troppe lacune, troppe mancanze. Cioè, 25 giochi, ragazzi, non 10, 25. Un Suikoden, un Breath of Fire, Valkyrie Profile, nessun Trails of Cold Steel. Team with Hiro Nobu Sakaguchi and Akira Toriyama and Nobuo Uematsu and everybody that put together. Cioè, questo qua ha parlato di Nobuo Uematsu e non parla di Mitsuda. Questo qua è convinto che la colonna sonora l'abbia fatta Uematsu. Uematsu ha partecipato. L'ha finita lui perché Mitsuda si era ammalato, ma Uematsu ha fatto pochissime tracce. La totalità sono quasi tutte di Mitsuda. Cioè, no, questa è proprio ignoranza. È ignoranza abissale. Ma poi non ci ha messo Dragon Quest 11. Cristo, ma in una top 25 non ci metti Dragon Quest 11. Almeno non ci ha messo Persona 3. Ha avuto il buon senso di non metterci, il buon gusto di non metterci Persona 3. Perché non è uscito su Switch? Perché Persona 5 Royale è uscito su Switch. Persona 3 non è uscito su Switch. Avete capito? At Square Enix, Squaresoft back in the day. So Chrono Trigger still the number one game, still the best in my eyes, still holds up very much today, and to me is the number one JRPG of all time. 25. Sì, vedete, questo qua è un canale tematico Nintendo Switch. Top 25 best Nintendo Switch first party games, top 25 best Nintendo Switch games of 2023. Questo è un canale tematico Switch. Siamo stati trollati perché questo è un canale tematico Switch. Devil Park, Zelda non è un JRPG. Come non lo è Astral Chain, del resto. Meno male che non ci ha messo dentro Zelda. Zelda non è JRPG, non lo è mai stato e mai lo sarà. Astral Chain si è fumato qualcosa per mettercelo dentro. What's the matter if I like Astral Chain? It's not a matter that you like Astral Chain. The matter is that Astral Chain is not a JRPG. And the problem is that Xenoblade 3
is not better than Xenogears, because if you like Chrono Trigger so much, you should like Xenogears more. Frankie Slayer. Signore!